Passiamo all'interrogazione 3.2383 del deputato Acunzo, concernente iniziative di competenza per il monitoraggio dei terreni agricoli siti vicino all'impianto di stoccaggio dei rifiuti nell'ottica del rilancio dell'agricoltura. Il deputato Nicola Acunzo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, collega. Grazie Presidente. Ministro Patuanelli, le risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lasciano intravedere certamente una ripartenza del settore agroalimentare, al quale abbiamo destinato ben 9 miliardi di euro. Ebbene, volevo sapere quali sono le misure di intervento del suo dicastero a riguardo, secondo me, a sostegno, a tutela di un tipo di agricoltura svantaggiata, che è quella appunto degli imprenditori e i proprietari terrieri che si trovano a dover contrastare i miasmi dovuti ad impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti e che quindi creano loro grosse difficoltà. Grazie. Grazie onorevole Acunzo. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha facoltà di rispondere. Prego ministro. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante. Nella sua premessa alla domanda di oggi esalta il ruolo dell'agricoltura nel nostro Paese, non posso che essere d'accordo con lui. Il settore primario del nostro Paese è centrale e per mantenerlo serve garantire che la distintività, la qualità dei nostri prodotti agricoli e in particolare dell'agricoltura contadina si mantengano intatti, perché sono parte delle tradizioni del nostro Paese, parte sana delle grandi capacità di produrre con qualità e rispetto ambientale che caratterizza tutte le zone dell'Italia. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vanno proprio in questa direzione, accompagnano la programmazione tradizionale di sostegno all'agricoltura che proviene dalla PAC e quindi dalle politiche agricole comuni, e si inseriscono proprio nella necessità di innovazione e di attrazione per le giovani generazioni di imprenditori agricoli. Certamente il tema della qualità è strettamente legato al territorio dove si produce. È evidente che rispetto alla domanda puntuale dell'onorevole Acunzo c'è una competenza primaria del Ministero della Transizione Ecologica rispetto all'applicazione delle previsioni normative del 152-2006, il codice ambiente, che laddove autorizza l'installazione di impianti di trattamento e gestione dei rifiuti, valuta attraverso lo screening pre-valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità alla condizione di rispetto dell'ambiente circostante, quindi ci dice che se l'impianto autorizzato automaticamente è stata fatta la valutazione dell'impatto delle esternalità negative di quell'impianto rispetto all'intorno. Ciò detto, rispetto invece al tema generale del sostegno anche all'agricoltura legata alle giovani generazioni, segnalo due misure in particolare: Più Impresa, che finanzia con mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto le operazioni di subentro e di sviluppo aziendale e conduzione giovanile, e grazie al decreto semplificazioni un ampliamento della misura Resto al Sud, che consente di affiancare al mutuo a tasso zero anche il contributo a fondo perduto per finanziare l'ampliamento di un'azienda esistente o per avviare un progetto di start-up. Ciò era previsto soltanto al Sud, col decreto semplificazioni è stato allargato a tutto il resto del Paese. Grazie. Grazie a lei, signor Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Nicola Acunzo. Prego, collega. Grazie Ministro per la risposta. Conoscevo già la sensibilità del suo dicastero e di questo governo riguardo all'agricoltura contadina in particolare, un provvedimento nel quale in qualche modo abbiamo anche ampiamente discusso in aula e abbiamo sensibilizzato appunto l'aula per quel che concerne appunto questo tipo di agricoltura che può innanzitutto favorire i giovani, ma nella risposta che io accolgo appieno e nella accettazione appunto, come dicevo prima, del suo governo all'interno anche di questo provvedimento dove ho evinto tale sensibilità, ebbene credo che sia il caso di
a mio avviso, fare comunque un focus all'interno di queste risorse che le dicevo in premessa e che possano essere di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica destinate appunto alla tutela di quei territori, ad esempio come quello della Piana del Sele, dal quale io provengo. Ci sono città come Battipaglia e Eboli che sono delle eccellenze del settore agroalimentare, ma che soffrono questa grave problematica dei miasmi, che credo attraverso questi impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, queste risorse, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, possiamo tutelare, coccolare, possiamo star vicino a questi giovani imprenditori che vogliono sicuramente tenere i terreni dei loro genitori, quelli che sono stati loro destinati, che sono anche di tradizione, ma che forse hanno una reale necessità di essere in qualche modo con lo Stato vicino, con uno Stato ancor più vicino di quanto i regolamenti e di quanto le norme, che certamente già sono loro vicini e hanno però certamente devono essere consolidate attraverso un patto, ecco, ripeto, con l'altro Dicastero, e la ringrazio per la sensibilità del Dicastero del Ministero delle politiche agricole, e lei in primis. Grazie. Grazie a lei, onorevole Accunzo. Passiamo all'interrogazione 32384 del deputato Sarro, concernente iniziative di competenza per interrompere gli abbattimenti di bufali in provincia di Caserta, ricorrendo all'utilizzo prioritario della profilassi vaccinale. Il deputato Carlo Sarro ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. La provincia di Caserta assicura oltre il 60% della produzione del latte utilizzato nella catena produttiva della mozzarella di bufala, che è una eccellenza italiana nel mondo, e questa altissima concentrazione di allevamenti sta soffrendo una crisi gravissima dovuta alla presenza della brucellosi e della tubercolosi bovis, ma soprattutto dal fallimento del piano di eradicazione della brucellosi varato dalla Regione Campania e dalle autorità del Servizio Sanitario Regionale. Un fallimento che ha comportato l'abbattimento di circa 40.000 capi di bestiame, molti dei quali, dalle analisi condotte post mortem, sono risultati sani, quindi la distruzione di un patrimonio e di un valore inutilmente, perché da 3 anni continuiamo a misurarci con questa gravissima emergenza. Grazie onorevole Sarro, le risponde il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli. Prego, signor Ministro. Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. Sono stato recentemente a fine giugno proprio alla Regia di Caserta a festeggiare i 40 anni del consorzio della mozzarella di Bufala DOP, quindi conosco perfettamente il valore non soltanto per quel territorio ma per il nostro paese della mozzarella di bufala e quindi tutta la filiera bufalina. Peraltro il tema mi è stato sottoposto anche dalla collega senatrice Petrenga, che qualche mese fa sottolineava questo problema. A tal riguardo posso dire, poi entrerò nel merito perché in realtà la competenza, come noto, è del Ministero della Salute, risponderò su alcuni punti come da indicazione del Ministero. Però proprio perché il tema dell'equilibrio tra gli abbattimenti e l'uso delle vaccinazioni, che è necessario, risulta in qualche modo contrastato anche all'interno delle categorie, oltre che dall'autorità regionale e dai ministeri, ho inteso scrivere al Ministro Speranza per costituire un tavolo dove affrontare assieme all'autorità regionale, oltre che al Ministro della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che avrà luogo il 22 luglio e dove appunto approfondiremo il tema dell'utilizzo delle vaccinazioni, perché è evidente che gli abbattimenti, peraltro, hanno portato sì a un problema di abbattimento anche di capi sani. Ricordo però che dal 2010 al 2020 i capi sono passati da 255.000 a 295.000, quindi comunque nonostante il piano di abbattimenti c'è stato un aumento dei capi, ma l'eradicazione della brucellosi rimane come priorità nazionale ed europea, e il regolamento 1882-2018 la considera una malattia soggetta ad eradicazione obbligatoria. Ciò detto, il Ministero della Salute ritiene che
efficace per controllo e contenimento l'utilizzo della malattia, l'utilizzo della vaccinazione, ma che per l'eradicazione della malattia sia necessario l'abbattimento. Per questo dicevo che va equilibrato in modo puntuale l'utilizzo dove è necessario dell'abbattimento per capi malati ovviamente non sani, ma che l'utilizzo della vaccinazione deve essere implementato proprio per evitare che laddove rimane il virus si diffonda in modo incontrollato. Tutti questi temi saranno oggetto del tavolo che sarà instaurato si installerà la prima volta il 22 luglio e dove cercheremo di dare delle risposte a quel territorio la cui economia è fortemente impregnata dalla mozzarella di bufala e dalla filiera bufalina. Grazie. Grazie signor Ministro. La facoltà di replicare il collega Sarro, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, registriamo con compiacimento la sua risposta perché in essa ritroviamo quello che è il principio guida che ha ispirato tutta l'azione che ha mosso il movimento degli allevatori bufalini, e cioè l'utilizzo anche della vaccinazione come strumento da affiancare alla profilassi. L'abbattimento, ed esclusivamente l'abbattimento, si è rivelato un fallimento assoluto, perché se è vero che c'è un incremento in termini assoluti dei capi di bestiame, è altrettanto vero che la uccisione spesso non necessaria di quasi 40.000 capi di bestiame è la dispersione di una ricchezza. Quindi l'introduzione del vaccino in linea anche con le previsioni dei regolamenti comunitari e delle stesse direttive sanitarie per permettere a questo settore, che è un settore, come lei ha ricordato, signor Ministro, trainante per l'economia di terra di lavoro e che rappresenta una delle ultime ricchezze vere del patrimonio del Sud Italia, ricordando che la razza di bufala mediterranea è patrimonio genetico di alto valore, ma soprattutto patrimonio zootecnico nazionale in base alla legge del 2002. Ultimissima telegrafica osservazione, al tavolo del 22 diamo ovviamente ascolto anche alle istanze che vengono dal territorio, non solo quelle istituzionali degli amministratori locali, ma anche delle associazioni come gli Amici della Bufala e della tutela dell'allevamento della bufala mediterranea, che tanto si sono spese in questi anni per difendere gli interessi non della categoria ma di un intero territorio. Grazie. La ringrazio, onorevole Sarro.